Signori, bentornati cari nel canale dello Zio Marut. Oggi ragazzi andiamo a recensire il Warlock. Warlock ragazzi, che fino a questa espansione praticamente abbiamo visto quasi esclusivamente in una sola veste, che è stata quella dello Zolo, che neanche troppo in maniera fortunata perché è stato oscurato dai vari Control Warrior. Vediamo se con questa nuova espansione il Warlock riprenderà il garbo, si riprenderà la top tier e magari qualche nuovo archetipo. In compagnia del buon e caro Wildsword, ragazzi. Salve ragazzi, mi presento, sono Whitesword, faccio parte dell'Accademia dei Daydreamers assieme allo stesso team dello Zio Marut. Sono un assiduo giocatore di Rogue, ma anche di Zulok e Controllok. Ho molta esperienza con queste, particolare con queste due classi e sono qui per aiutare lo zio a recensire questa classe. Ed è un vero piacere averti con me, caro. Grazie anche per me. Partiamo subito proprio così a bruciapelo. Straziatore di Neferset, 3 mana, 4-5, quindi un body della Madonna. Sicuramente avrà un effetto negativo. Infatti, dice che quando attacca infligge 3 danni al tuo eroe. A prima vista ci ricorda forse un po' l'Imp delle Fiamme. Esatto. Però è vero pure che c'è una carta che potrebbe andare in sinergia addirittura in curva, la vedremo dopo. Di Locke, tu che cosa pensi di questa carta e dove Allora, la vedresti secondo me bene? questa carta può entrare assolutamente nello Zulok potentemente, ha un body veramente devastante per essere a turno 3 o anche a turno 2 col coin. Secondo me vedrà gioco nonostante il suo effetto Turno 1 Flame negativo. Imp, turno 2 Coin Straziatore di Neferset, parte Less Conceal praticamente. Eh sì, è veramente forte. Il suo effetto negativo allo Zulok non interessa più di tanto. Quindi probabilmente riesce a chiuderti prima che l'effetto superi il punto di non ritorno. Quindi secondo me è una carta ottima. Da vedere che vedrà gioco, secondo me. Vedrà gioco soprattutto in Zulok. Ti faccio una domanda. Un eventuale Silent Lock, Silent Zulok. Cioè, con la carta 2-3 che silenzia i tuoi minion, magari giocarci la 4-5 a costo 2, la 5-6 a costo 3, potrebbe essere una follia oppure... Potrebbe essere un'idea. Non credo tanto che si vedrà gioco più che altro perché secondo me sono più forte lo Lo Zulok Zulok classico. classico. Col Silence non ce lo vedo tantissimo, però potrebbe essere una variante valida, Da valutare, da potrebbe valutare. essere, da valutare, non da Voto lo sottovalutare. straziatore da parte di White. Secondo me almeno un 7 se lo merita. Ok. Io invece, ragazzi, mi sbilancio un po'. Questa carta, secondo me, sarà devastante. È veramente simile al Flame Imp a mana 3. Io penso che sia una carta da 8. E, come hai detto tu, una carta che alla fine non avete paura di farvi quei 3 danni. Cioè, pushano talmente tanti danni sti minion così grossi che ne vale la pena. Ne vale la pena di giocare un 4-5. Comunque può andare in combo con l'epica che vedremo dopo. Quindi fare danni al vostro eroe per mettere dei minion a 3 mana. Tra l'altro si potrebbe anche uscire lui a 3 mana. Carta Certo, sarebbe da... veramente uno dei Carta. Eh best outcome. sì, carta da tenere in considerazione. Arriviamo a una spell. White, descrivimi questa spell, dimmi che cosa ne Allora, pensi. costo 1, patto sinistro, rinvieni un lacchè. Allora, come abbiamo visto nell'ultima espansione, i lacchè sono minion a 1 a costo 1-1-1 che hanno dei con effetto come grid di battaglia, dei grid di battaglia devastanti che sono Veramente fortissimi, forti. veramente forti che cambiano la partita. Però secondo me questa carta non la vedo in nessun deck perché questa qui è effettivamente stata creata Quindi tu, nel lo Zulok con per la leggendaria nuova, non sì. ce lo vedi, cioè non ce lo vedi bene questa carta con la leggendaria No, nuova. la leggendaria, che poi ne parleremo, ha un altro discorso, ma secondo me questa carta è troppo lenta. Secondo me quell'1 mana lo
vuoi giocare un imp delle fiamme o un robot, un canguro bot per mettere però board, quanti secondo me. minion ha uno? Penso per esempio al minion che quando muore dà più 2 di salute a un altro minion. Cioè, quanti minion ha uno si giocano nel mazzo? E che magari semplicemente per scombare con il tappeto, che poi in realtà non sono così forti. Cioè, alla fine lo slot di quei minion potrebbe essere preso da patto sinistro. Alla fine ti prendi un altro minion a Potrebbe. uno che però sai che farà un battle. Innanzitutto te lo scegli tu, che è fondamentale secondo me, perché comunque anche andare a rinvenire quasi sempre, fondamentalmente quasi sempre, perché adesso sono comunque sono 6, quindi c'è il 50% di quasi sempre di Provare due trovare l'H dalle. etereo, che secondo me è devastante. Anche sì. Boh, secondo me sta carta invece è devastante. Quindi tu il tuo voto per patto sinistro? Allora, io non ce la vedo in uno Zulok, ce lo vedo più in un In un mid-range. midrange, magari anche un control. Sì, anche Perché secondo me no? un control con la leggendaria potrebbe dare quella svolta di ok, basta, ho controllato abbastanza, adesso Adesso smorto. faccio io i danni. Appena Perfetto, ci può stare. pesco la leggendaria, parto io. Ok, e voto a patto Quindi. sinistro? Io gli do un 5 perché secondo me non è abbastanza forte da vedere il Quindi gioco. diciamo che hai Poi magari mi sbaglierò, preso però. parte anche in maniera parecchio azzardata. Io a questa carta do 8, secondo me è devastante. E sono sicuro che sarà giocata in doppia copia in praticamente in tutti gli archetipi lock. Quelli che vedranno il gioco competitivo, ovviamente. Staremo a vedere, ragà. È il bello anche delle recensioni, questi parametri totalmente discordanti. Arriviamo a Faraone Oscuro, Tekken, White, mana 5. 4-4, quindi il body non è eccelso, ma il suo grido di battaglia è veramente interessante. Devastante, Per il resto della devastante il partita, grido di quindi simile battaglia. alla quest del rogue, ci ricorda tantissimo questa rogue, i tuoi lacchè sono 4-4. Capite bene che andare a giocare un lacchè che ha un battlecry fortissimo e che il suo body è sempre stato inutile, diciamo, adesso diventa una win condition. Perché mettere a costo 1 un 4-4 che ti fa due danni dove vuoi tu è una tempo play assurda. E quindi in quest'ottica qua, generare l'H, che era il dubbio di tutti, quando hanno visto questa leggendaria, la maggior parte della community, o comunque chi ha valutato questa carta, ha detto ok, sì, ma per generare l'H alla fine abbiamo due carte, e adesso no, e adesso ce ne abbiamo tre. Ne abbiamo tre. Tu cosa pensi di questa Ma carta? Per me è una carta allora, bestiale. questa carta credo fortissima anche senza correre il patto sinistro che abbiamo visto adesso. Ok. Secondo me, anche il lock può generare. Abbiamo visto può generare al massimo per adesso 6 lacche, che comunque sono comunque 6-4-4 con gridi di battaglia fortissimi. Secondo me questa carta entrerà prepotentemente in Zulu, che sarà quella carta che non vuoi mai vedere quando sei contro il Zulu. Eh sì, quindi immagino che il voto sarà parecchio alto per questa Io carta. gli do un 9. Ok. Una di quelle Secondo me carte, sarà insomma, che veramente. vuoi sbustare al day 1. Sì. È anche Ma non solo fighissima. in Zulu, Peraltro come fighissima. ho detto. Artwork fighissima. Io Altro bellissimo, ma poi confermo il come ho voto detto. alto e gli do un 8,5. Carta che mi piace tantissimo. Giocherò sicuramente e non vedo l'ora di giocare. La K-Lock, io lo chiamerei così, la Sì. K-Lock, lo chiamerei così, Che non finirò poi di non è giocarlo. detto che poi vada giocata solo in Zulu, come ho detto, potrebbe esserci un control che Sì, può generare comunque nella con che. diverse carte che ti generano la K, perché no? I la K alla fine ti aiutano a controllare, allo stesso tempo ad aggredire, soprattutto con l'avvento del nuovo la K titanico, che dà più 2 salute e taunt. Capite bene che sto tizio, mana 4, dà più 2 salute e taunt. Autoservitore inizia a essere anche buono in un control, come dici tu. Esattamente. Carta fortissima. Arriviamo a una carta particolarissima. Vai, descrivimela tu. Piaga delle fiamme. Una magia rara a costo 1 che l'effetto è distrugge i tuoi servitori, per ognuno di essi distrugge un servitore nemico casuale. È un effetto veramente devastante, può essere molto molto forte in determinati spot, Sì, è in uno Zulok. sia in Forse è uno più da Zulok che Zulok in un sta carta. control. Sì, più da Zulok, perché essendo il costo in mana, probabilmente un Lock preferisce usare altre determinate magie per A meno risolvere la che board. non si crei Meno una che non si. sorta
di control con le uova. Cioè, immaginatevi di settarvi delle uova. A un certo punto fate piaga delle fiamme, spaccate la porta nemica e vi spawnano i minion delle uova. Potrebbe Tra l'altro, in questa essere. espansione hanno aggiunto un altro uovo. Esatto, bravissimo. Che è molto forte, 2 mana, Forse. 0-3. Alla sua morte vi dà una 3-4. Quindi parecchio parecchio Mica forte il male. Zulok. Io penso che quella carta in Zulok il target perfetto del minion che genera 2 HE, veramente il target perfetto, prenderà penso il posto del, o forse si giocheranno insieme con l'altro uovo, quello che mettere 1-1. Sì, può essere. Può Comunque essere Zulok comunque ringrazia, anche. cioè Zulok con questa espansione ringrazia. Potresti anche distruggere l'uovo per avere dei minion in più da sacrificare per risolvere una board Esatto, potresti devastante. distruggere l'uovo per giocarci piaga dopo e magari distruggere una board di Cyclone Mage, che magari tuttora la modica ci fa male. Cioè, quindi la forza di sta carta, che tu comunque un mana, è vero che ti distruggi la board, ma lo fai Però per puoi distruggere la ripartire board subito. nemica, tu hai il mana comunque per continuare il tuo Questa turno. Quindi carta, siamo d'accordo che sta carta è fortissima in è Zulok. devastante. Voto. Devastante. 8,5. Ok, 8,5. io gli do 8. Locke, secondo me, ha preso un Concordiamo, questa pacchetto di carta è carte veramente veramente forte. solide per lo Zulok. E questa non è la più forte, secondo me la più forte deve ancora arrivare. Avvoltoio malato. Allora. Ti dico subito la mia. A me questa carta Vai. piace tantissimo, ma tanto tanto tanto, sia in Zoo che in Midrange che in Control. Addirittura la giocherei anche in Control. Perché mi permette Addirittura. di turno 6 di contestare comunque board, già semplicemente facendo hero power. Mana 4, bestia 3-5, epica. Dopo che il toro ha subito danni, quindi non dice l'ammontare di danni, può anche essere un danno. Evoca un servitore casuale da 3 mana. E il punto è che evoca un servitore casuale da 3 mana e iniziano a essere dei minion parecchio grossi. Cioè non so più i minion da 2 mana che spawnano il corvo, perché sta carta ci potrebbe far ripensare al corvo del mage. Questi sono minion da 3 mana, minion da 3 mana, raga, possono uscire Remugla, può uscire la 4-7, quella che si entra danneggiato, cioè possono uscire dei minion che vi carriano la partita. Veramente forte, soprattutto anche il costo di mana, guardato anche alle statistiche, è un ottimo È body per il suo onesto, è costo onesto. e l'effetto è veramente devastante che va in combo molto con lo Zulok, ma può andare, come hai detto tu, sia in midrange che in control per contestare board contro un aggro, ad esempio. Eh Questa sì. Mi carta è veramente fortissima, mi piace un sacco come idea. piace Gli tantissimo do per Locke, cioè fare questi poteri di Locke che sinergizzano col fatto di subire danni mi piacciono un casino. Mi piacciono veramente tanto. Quindi sì. carta veramente Ora, se... approved da parte dello poi è Zulok e bello penso anche da che parte di White. sì, scomba addirittura anche con il nuovo minion a 3 mana 4-5 che metti Esatto, quello che prima abbiamo che descritto infliggi 3 prima. danni. Quindi in curva, addirittura in E curva, quindi potreste giocare addirittura. turno 4 lui, attaccare con il 4-5 e già sfruttare un minion da 3 mana da mettere. Sì, Pazzesco, crea cioè una quant'è board problematizzato. Anche veramente. perché rimuovere quel 4-5 di turno 3 io non la vedo così facile. Non la vedo, è veramente complesso. Vabbè, staremo a vedere. Io comunque, caro, do 9 a questa carta, a me fa impazzire. Anche io do un 9, veramente bella, Ti veramente. racconto un piccolo aneddoto per farti capire quanto per me sta carta è forte. La prima volta che l'ho letta, non so perché, ma ero convinto fosse una 3-3. E ho comunque detto che fosse sbroccata. Quando mi sono reso conto che è una Sarebbe. 3-5, ho alzato le mani. Secondo me, carta bestiale proprio. Forte, Sì, forte, secondo me darà veramente problemi, secondo me. forte. Eh sì, perché tu comunque questa la devi rimuovere assolutamente. Già solo di Hero Power, tu cicli una carta e metti un minion a 3. Ok, ci sta pure qualche minion a 3 che fa schifo, ma la percentuale di trovare un minion buono è ottima. Anche semplicemente un 3-3, solo perché tu stai ciclando hero power, di turno 5 è devastante. Sì, credo che il peggio sia l'1-4 taunt, la Il bestia. grande rame, mitico, sempre Che comunque però potrebbe aiutarti, verde. comunque Esatto, l'1-4, potrebbe cioè. situazionalmente tornarti comunque utile. Arriviamo all'altra epica, White, descrivimelo tu, artwork stupenda di un ragazzo italiano che fa disegni veramente veramente bravo per la Blizzard, Squarta Varchi. Squarta Varchi costo 6, 7, 5.
Come grido di battaglia distruggi un servitore, il tuo eroe subisce danni pari alla salute del servitore distrutto. Allora, questa carta, visto, cioè, potrebbe scombare, ad esempio, con l'avvoltoio. Io la vedo solo magari in un control, in zoo la vedo troppo lenta. Non, se devo distruggere un minion, preferirei utilizzare Piega delle Fiamme. In un Questa è una carta control. del. È una carta che per alcuni è fortissima. È una tempo play assurda. Voi dite, ok, subisco dei danni, ma per fare una tempo play che mi fa vincere la partita nel giro, forse del turno dopo? Cioè, secondo me è da Potrebbe inquadrare così perché in control non lo so. Cioè, in realtà potrebbe anche essere una sorta di win condition, che control magari ti ha giocato un giant di T4. Ti inizia a mettere. Ti rimuove minion, ti mette sta 7-5, probabilmente ti chiude. E ti chiude di T7, però sicuramente è pensata per questo archetipo, forse midrange, dove ti vai a fare danni e comunque cerchi in una versione comunque quantomeno tempo di chiudere nel più breve tempo possibile. Però a questo punto può darsi che i danni iniziano a essere troppi. Sì, più che altro quando l'ho vista mi ha ricordato Siphon Soul, Eh sì, perché ti viene questo subito 6 da distrugge un dire. servitore, però l'effetto che prendi danno comunque non mi piace, rischia di Però pure che essere. potresti rimuovere un minion fastidioso che non per forza ha tanto di salute. Pensiamo a uno squalo. Tu giochi Squartavacchia, alla fine distruggi uno squalo, ti prendi 3 danni, assolutamente worth. Hai messo un 7-5. Secondo me ci sta. Cioè non è da inquadrare per forza come una removal di un gigante dove ti vai a prendere 8 danni, secondo me, sta Sì, carta, giusto. cioè, ti può rimuovere un minion fastidioso. Che magari sono gli spiriti, che comunque hanno 3 di salute, e alla fine rimuovere uno spirito e mettere una 7-5 a semana per 3 farti 3 danni, secondo me, è good. Non riesco però a inquadrare bene l'archetipo, L'archetipo. È difficile forse. inquadrare l'archetipo perché in aggro sembra troppo lenta, Sì, e e in magari in control control non vuoi forse prendere tutti i preferisci. danni, preferisci giocare probabilmente la Siphon Soul. Forse in un midrange, come Midrange, abbiamo forse in un detto, magari in un midrange lucky, con i demoni. Esatto, lock, come abbiamo detto, in magari un potrebbe Lucky Lock, essere. questa carta qua ci potrebbe entrare di prepotenza. Voto Squartavarchi, questo so che è un voto difficile, perché è una carta che Gli secondo do me potrebbe farci sbagliare di parecchio. infatti per questo io gli do un 6, perché sicuramente è una carta che potrebbe dare Sei? veramente soddisfazioni, Ok. però ci vado leggero, non mi sbilancio troppo. Io sta carta solo perché mi ricorda un po' la Viterba e la tempo play, voglio dargli una fiducia perché secondo me potrebbe veramente essere più forte di quello che pensiamo. Io gli do un 7,5. Sono convinto che sta carta giocata nel momento giusto, nel modo giusto, può svoltarti le partite. Sono sicuro una carta che ha veramente del potenziale. Le epiche del Loc mi sono piaciute un botto questa espansione. Bello, Arriviamo bello. a quella che La secondo carta me più è una delle carte più forte. forti del Loc. Cioè, Ma secondo me anche sta dell'espansione. carta in Zulok è devastante. È Reclutatrice del rotta. male. 3 mana, 3-3, quindi anche se la dovessimo giocare così non fa completamente schifo. Come battle che distrugge un vostro lacchè per evocare un demone 5-5. Ora capite bene che se di turno 2 vi andate a spaccare il minion, vi prendete questi due lacchè, di turno 3 mettete il 4-5 e turno 4 fate lacchè che magari espana un minion oppure fa 2 danni faccia oppure fa 2 danni a un pezzo, giocate questa su quel lacchè di turno 4, voi avete messo un 8-8 splittata su un dead body di turno 4 e ci avete una 4-5, una 3-3 e un 5-5 che di turno 4 penso nessun mazzo di questo meta. Cioè, una partenza del genere mi ricorda il Death Rattle Hunter quando era Nuz e vedeva coin uovo 3-3 su uovo. Mi ricorda molto una play di quel tipo. Sì, Secondo me sta carta è veramente. rottissima. Ora voglio sentire il tuo pensiero. No, io questa carta veramente quando l'ho letta almeno altre 5 volte per vedere se era vera o fake, perché è un effetto talmente devastante che
come hai detto tu, come hai spiegato, se te vedi una mano così, al 99% delle volte esche con Seed dall'oppo e si passa alla prossima. Una Esatto. carta Cioè, è la power play troppo dell'Octet di forte. adesso. Cioè, l'Octet adesso con questa carta, nei primi 4 turni, tra il turno 3 e il turno 4, turno 3 sarebbe il sogno attivarla di turno 3. Sì. In realtà potresti anche attivarla. In realtà potresti attivarla di turno 3 semplicemente ciclando l'H in precedenza. E di turno 3 fare coin, l'H è questa. Cioè, potete tranquillamente fare di turno 3 sta carta non è così difficile, soprattutto ora che gli hanno dato quella spell. Voi potete fare turno 1 discover di l'H, turno 2 mettete pezzo, turno 3 fate l'H questa. Io penso che Soprattutto voglio dire una no. cosa che in questo Zulok adesso l'oppo sarà molto più predisposto a distruggere la che magari un 4-5 o un esatto minion più esatto forte l'oppo avrà anche per paura paura di questa di carta, per lasciargli il lucky paura di questa vivo. carta. Simile, diciamo, a quando ci sono i lucky nella parte di Rogue, che non volete dargli Recobaldo. E qua invece non gli volete dare la 5-5, che tendenzialmente nei primi turni fare 3-3 più 5-5 vi schieneggia, e non poco. Cioè, a costo 3 hai messo un gigante praticamente. Io l'ho letta, l'ho riletta, a distanza di settimane da quando l'ho vista. Confermo che per me è la carta più forte di Locke. Io non riesco a non dargli 10 a questa carta. Per No, anch'io, me io questa 10 carta addirittura lode, 10 al massimo. potrebbe portare lo Zulok tier 1 con questa carta. Che questa carta Decisamente. riesce ad abbattere anche i control. Perché giocata a tempo nei primi 4 turni e con le carte che adesso a Locke vi ho spiegato. Cioè, giocarla di quarto turno è fattibilissimo. E di quarto Sì, turno è giocare 3-3-5-5 veramente. è OP. È devastante. È difficilissimo recuperare la partita Difficilissimo fuori recuperare te. la board dopo che ti fa una play del genere. Considerando che poi Locke ha comunque l'hero power, pesca, ha animario, cioè ha tutte queste carte. Cioè, Locke non ha paura anche di andare nel mid game con una carta del genere. Per Assolutamente. niente. Tu che voto gli dai, White? 10, 10 lode, 10 lode. Ok, quindi anche per te è una carta meta definer. Sì, questa carta sarà La darà rivelazione assoluta del LoL. Assolutamente, sono parecchi d'accordo. problemi. Andiamo alla carta dopo, White, venditrice Sì. scaduta. Dimmi che cosa ne pensi di questa carta che è molto molto particolare. Molto particolare, una rara costo 2, 2, 1, quindi abbiamo visto che sono molti minion con queste statistiche. Come grido di battaglia, scarta la carta con il costo più alto della tua mano. E come rantolo di morte ne metti due copie nella tua mano. A bruciapelo, qual è la prima carta che hai pensato? Che non sia Gul'dan del Wild, ovviamente. È alla succube. Ho pensato alla succube e la leggendaria dell'oca, Quella appunto, con 3-4. provocazione. Sì, la Io ti 3-4 dico che che la quando prima viene carta che ho scartata. pensato quando ho visto sta carta è il Mountain Giant. Perché? Ti vai a togliere sicuramente la carta col costo più alto, che è sicuramente lui. Tu ti spaccherai sta carta nel frattempo, nel turno dopo, o entro 2 turni, e ti ritroverai due Mountain Giant da giocare di follow-up turno 4 e turno 5. Secondo me, in un Endlock o comunque control, sta carta è forte per partire col Giant. Sì, è vero, non ci avevo pensato, però solo in quello spot, Eh solo sì, in solo in quello quel. spot. Comunque, tendenzialmente, se sei un control, hai carte che costano. Cioè, se ti dovessi andare a scartare una Siphon Soul e ritrovarti due Siphon Soul, cioè, schifo non fa. Oppure doppia Twist in Nether. Tendenzialmente penso che Certo. siano queste le carte che più in un control. Una carta che a me non dispiace, ti dico la verità. Comunque, un minion che tu non andrai mai a silenziare. Raramente andrai a silenziare nei primi turni. O comunque con Sì, ma tagliavate in non mezzo, andrai a credo che. silenziare questa carta non è il massimo. Sì, certo, però non credo che comunque Sì, non è una si carta. Non giocheranno. è una carta pazzesca, è semplicemente un'ipotesi, uno spot forse migliore dove ho intravisto sta carta. Hai qualcosa di particolare da dire su questa carta o passiamo al voto? No, non tanto, non avevo pensato al gigante come avevi detto tu, però comunque oltre a quello spot non ce la vedo in nessun altro deck. Quindi io gli darei un 5. 5. Per me è una carta da 6 e mezzo.
voglio dargli fiducia, proverò a far workare nuovamente il mio control lock e sta carta potrebbe starci bene dentro. Arriviamo a una rimozione rara, che a prima vista sembra fortissima. Imp Sì. balsamazione, 4 mana, distrugge un servitore, quindi pulito, mette 3 imp miserabili nel tuo mazzo. Ovviamente questo è il drawback, gli imp miserabili sono ovviamente dei demoni imp 1-1. In realtà potrebbe essere vista anche come pseudo cosa positiva nel caso di control per allungare la Sì. fatigue. Quindi stiamo andando in Certo, poi fatigue. potresti giocare anche l'arcimago per il 7-8 che ti Ok, trasforma il deck leggendario, quindi quindi potresti finisci con la trovarti tre fam. leggendari. Esatto, Ecco, questi appunto, la fam. schifosissimi che abbiamo messo nel mazzo li trasformiamo in belle leggendarie casuali. Perché no? Perché no? In generale, Io secondo me la questa, carta è forte. secondo me sì, sia. Vedrà gioco sicuramente in probabilmente in control Sì, però non ho lock. E detto che potrebbe non vedere vedo gioco gioco in... manco Cioè, in in torneo, Zulu. se Zulok diventa un top tier, in torneo sicuramente in qualche lista si potrebbe mettere in balsamazione come Sì, test card contro i Giant, ad esempio, di Second Mage. sì. Poi Assolutamente. il Quindi... lock comunque può, avendo l'hero power che può pescare comunque tre carte, diciamo, brutte, Vabbè, dici, si le sente di può meno ciclare perché peschiamo abbastanza. di Hero Power. Ok. A me questo piace A me tanto. piace parecchio. Io gli do 7 più a sta carta. Ottima Io gli do 7. Bella. carta che sicuramente vedrà gioco, magari non in tutti gli archetipi, però. No, non tutti gli archetipi, però come touch card, come hai detto tu, secondo me sarà una Un'ottima vera touch. rottura. Diciamo È come come per la adesso tempo i play, perché a rogue. mana 4 distruggere un minion è forte come play, assolutamente. Adesso ad esempio i rogue usano Walk the Plank. camminata sull'asse, ad esempio, che usano camminata Esatto. sull'asse come catch card contro i giganti. Quindi Esatto. chissà. White, arriviamo alla quest leggendaria del lock. Te la lascio tutta tua. Fammi vedere cosa ne Allora, pensi di questa carta. vediamo allora, costo 1 ovviamente, leggendaria risalire alle origini. Come missione dobbiamo pescare 20 carte. E sono veramente tante 20 carte perché ovviamente finita la quest ti ritrovi con 10 carte e dici magari ormai la partita è finita, però come ricompensa abbiamo visto che da Tomo delle Origini che pesca una carta a costo 2 e quella carta costa 0. Quindi non Allora, solo mi fa pescare quella, gratis senza subire danni, mi fa anche ma costare zero la carta che ve la pescherò. piazza costa 0. Detto così, uno potrebbe dire che pescare 20 carte è troppo lento, ormai il game se non si è già finito probabilmente, però abbiamo visto che adesso sta uscendo come archetipo Il plot il plot twist appunto che ti fa pescare la twist. Es mazza, quindi Quindi tutta la mano, sta quest tutta. col plot twist, non dico che è facile, ma quasi. Ti No, però comunque se quando lo vedi in un paio di rampa la quest turni in è finita maniera la quest. incredibile, soprattutto se magari lo giochi anche con Elec. Sì, ovviamente questa è una quest da counter lock. Eh sì, questa è una quest prettamente da control Come barra combo, potrebbe anche succedere qualche combo strana. assolutamente potresti Potresti comunque già scontarti magari il un Mechatun perché punto. tu con Plot Twist, anche se hai pescato Mechatun prima di finire sta quest, potresti Fare fare Plot Twist dopo, quindi plot rimetterti twist Mechatun nel mazzo e e pescarlo con l'Hero pescarlo. Power facendolo costare zero. Io ce lo vedo in un control lock Ci può con stare, ci può la rara, la stare. venditrice scaduta, come hai detto tu, con i giganti. Pescare magari un gigante, ma piazzarlo costo zero, abbiamo visto che è Sì, veramente anche devastante. Elisiana, anche le carte dopo Elisiana, magari fare Elisiana e cominciare a Sì. ciclare magari dei ciccioni, carte costose a mana zero, potrebbe essere una win condition. Già, come abbiamo visto nella storia di Hearthstone, tutto ciò che costa zero, che è gratis, è Ci sono sempre state fortissimo, sì. Tutto porcate OP nella storia, è vero, verissimo. ciò che è gratis è fortissimo. Ovviamente parlo Carta del Whisk. sicuramente di difficile giudizio, cioè dare un voto reale di quello che poi sarà sta carta, secondo me, non dico che è impossibile, ma quasi una delle carte forse più difficili da valutare ad oggi.
Tu che voto daresti a questa carta ad Dipende. oggi per l'idea che ti sei fatto? Io gli darei un bel 8. Ok, quindi tu Spero intravedi un che grosso potenziale per Control intravedo Lock. un enorme potenziale. Spero che, in un con che il Control Lock riesca comunque ad entrare, a prendere piede. Anche se lo Zulu, che come abbiamo visto con quella Sembra 3 troppo mana rotto. 3-3, Sembra troppo sarà rotto. veramente. Però chissà, magari riuscirà a prendere piede e essere utilizzato. Io do un 7 più alla fine, quel più è la fiducia e la voglia di far tornare Control Lock, che potrebbe anche semplicemente workare anche senza la quest leggendaria. Stiamo a vedere, ragazzi, se la quest leggendaria riporterà qualche archetipo controlloso di Lock in meta. White, ti faccio, prima di chiederti il voto complessivo alla classe, ti faccio una domanda a sorpresa facilissima. Dammi un voto e dimmi cosa ne pensi di Zephyrus il Grande. Zephyrus il Grande. Che io ho anche rinominato come Scriptus il Grande, quindi il suo secondo nome da oggi poi per me sarà, anzi il suo primo nome per me sarà Scriptus. Con questa carta riusciremo a capire quanto è grande l'intelligenza artificiale dei programmatori all'interno di Arson. Quando l'ho letta non ho ben capito l'effetto, poi appunto l'ho dovuto andare a vedere. Sul Allora, campo. è difficile da dare un giudizio, ovviamente dipende come hai detto da come l'hanno programmato. Potrebbe essere la carta più rotta dell'espansione, come Forse alcuni hanno potrebbe. detto di sempre. Sì, potrebbe, perché ti dà la carta di cui hai bisogno in quello spot, quindi vediamo Carta dei sogni, la carta dei se sogni. sarà davvero così oppure sarà una ciofeca. Sarà un fake. Secondo Che me voto dai a è Zephyrus? veramente. Allora, sicuramente da come l'hanno spiegata così, è una carta da 10. Quindi non dice il lode. No, no, non 10 lode, secondo me. Perché essendo casuale, comunque preferisco il 10 lode, si merita la 3-3 che evoca il 5-5, perché quello è sicuro. Il fatto che c'è questa cosa casuale mi lascia proprio quel briciolo di dubbio, però Quel briciolo di comunque. dubbio che gli sviluppatori possano aver fatto una gran cagata di programmazione e questa carta in realtà farà schifo e non ci darà mai la carta che vogliamo. Il dubbio rimarrà Appunto. sempre finché non la vedremo in gioco. White, ti chiedo il voto finale alla classe. Quanto dai a Locke dopo Uldum, dopo questa espansione? Quindi che voto dai al Warlock? Io gli do un 8 e mezzo. Secondo me sarà un tier 1 Zulok. Si vedrà veramente tanto, secondo Ok. Io confermo il voto altissimo, addirittura do 9, perché secondo me Zulok, o comunque Locke, grazie a queste carte tornerà veramente prepotente tier 1, ha delle bombe a mano. Non vedo come un early game così forte possa non essere un top tier del meta. Staremo a vedere, ragazzi, con il Guarda, meta ti che dico una arriverà cosa. la prossima settimana. Io ringrazio il mio carissimo amico e compagno di Squadra White. Ci beccheremo alle Grazie prossime mille, recensioni, Tezio. ragazzi. Andate a vedere le altre recensioni se non le avete viste. Un saluto dallo zio Marut e da White, ragazzi. Ciao ragazzi.